casa dolce casa è pigiamone e calzettoni. Quando la stufa a legna di casa mia è accesa, Elci dorme in fondo al divano. E quando sento il profumo del coniglio che sta arrostendo, il crepitio della polenta, quando comincia a fare quel galletti, come lo chiamiamo noi in bergamasco, se poi ci mettiamo anche le patate nel forno, beh, quello è proprio il top. Per me, quando sono in macchina, vengo verso Bergamo per raggiungere le persone che amo. Per me, quando indosso le mie scarpe da ginnastica, il mio zaino e cammino. E quando canto una canzone o quando scrivo un articolo dove esprimo tutto il mio cuore al quale mi sento collegata e con lui mi sento la benvenuta. Quando rientro da una bella biciclettata e quando torno a casa vedo le mie bambole perché sono una collezionista e lì me le coccolo un po'. Casa dolce casa per me è qualsiasi posto dove posso togliermi le scarpe, restare i piedi nudi e lasciarli liberi per terra. Sono le mie scarpe da ginnastica con cui corro leggera incontro alla vita sorridendo. Quando i bambini mi dicono e vai maestra, sei ancora sul pezzo. Stopia e omblia stopi per me è quando i miei alunni mi chiedono di dire qualche parola in albanese. Per me è il luogo dove ritrovi il cuore e io il mio l'ho trovato a Bergamo. È ogni posto nel quale mi sento circondata dall'amore. È una passeggiata in riva al mare, ma non solo, anche una passeggiata per le vie di Città Alta. Quando aiuto le persone senza confini, amo Bergamo. Quando conosci abbastanza bene i spazi e riesci a orientarti anche al buio. Quando torno da un viaggio e rientro a Bergamo. Il bello side per me è quando cucino cantando una canzone tunisina. تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني